L'Italia non solo va a Malaga, ma ci va da prima del suo girone. Ha vinto tutte e tre le partite, una dopo l'altra, qui a Bologna. Quindi sono 8 partite consecutive, perché l'anno scorso, dopo la sconfitta col Canada, ne vinse 2 qui a Bologna, poi vinse le 3 di Malaga e adesso le 3 qui a Bologna. E quindi insomma sono 8 vittorie, un'annata straordinaria per il tennis italiano. Che oggi ha già raggiunto, come dicevo, il primo posto nel girone a seguito delle vittorie prima di Matteo Berrettini su Van den Zandschulp, 3-6, 6-4, 6-4, una partita non facile che era cominciata molto bene per l'olandese. E poi con il bis conseguito da Flavio Cobolli, che ha dato 7-6, 4-6, 6-3 all'altro olandese Griekspoor, che è un giocatore che, come Van de Zandschulp, è stato fra i primi 25 del mondo. Quindi insomma 2 vittorie anche contro 2 giocatori di nome e di classifica, giocatori che avevano saputo mettere in difficoltà talvolta perfino il nostro Sinner. Sinner, che si è fatto vedere oggi ed ha tifato per la partita di tutta la partita di Berrettini, se n'è andato a un certo punto per quella di Cobolli. Non so quali impegni avesse, però è stata curiosa la dichiarazione di Cobolli a fine partita, perché ha detto: beh, mi ha messo addosso molta pressione la sua presenza, e poi ha aggiunto: meno male che se n'è andato. Tutti si sono messi a ridere. Comunque, fatto sta che è stato bravo davvero Cobolli, perché insomma nel terzo set ha dovuto cancellare un paio di palle break sul tre pari, e poi però gli è riuscito immediatamente dopo il break a lui, e quindi è andato avanti 5-3 ed ha chiuso in 2 ore e 6 minuti. Quindi il doppio che verrà giocato adesso serve soltanto all'Olanda, perché se l'Olanda lo vincesse si qualificherebbe come seconda nel girone qui di Bologna, e quindi andrebbe comunque a Malaga. Altrimenti, se l'Italia vincesse 3-0, andrebbe il Brasile. Al Brasile, al quale dobbiamo essere grati per la vittoria di ieri nei due singolari contro la squadra belga. A seguito del fatto che siamo primi nel girone, l'Italia dovrà giocare o contro l'Argentina o contro l'Australia, e verrà deciso nel sorteggio del prossimo giovedì. Ovviamente mi sembra che sarebbe molto meglio incontrare l'Argentina, perché insomma l'Australia prima di tutto ha un doppio: comunque chiunque faccia giocare, che giochi Hebde, che giochi Purcell, che giochi Thompson, è un doppio molto molto difficile da battere. E il loro numero uno, De Minaur, è inferiore, perché ha sempre perso con il nostro Sinner, però il loro numero due può battere il nostro numero due. Bisognerà vedere se sarà Berrettini o un altro. Per quanto riguarda Berrettini, va detto che Berrettini è l'unico giocatore, sia di singolare che di doppio, che in questo girone non ha perso nemmeno una partita. È imbattuto, ha fatto 3 singolari, li ha vinti tutti e tre. È curioso che anche i doppisti almeno una partita l'hanno persa tutti. Cos'altro dire? Beh, che è un'annata straordinaria per il tennis italiano, perché abbiamo vinto 11 tornei ATP. Certo, la parte del leone ovviamente l'ha fatta Sinner, che ha vinto 2 Slam e 2 Master 1000, però insomma sono arrivate vittorie anche di altri giocatori. E poi ci sono ovviamente anche le finali Slam giocate da Vavasori e Bolelli, senza parlare del tennis femminile. Se ora ci limitiamo al tennis maschile, beh, insomma, i risultati non sono davvero mancati, tant'è che per la prima volta nella nostra storia abbiamo 7 giocatori fra i primi 50, e molti di loro sono under 24, quindi questo sembra garantire, e lo sembra anche un futuro importante per i prossimi anni. E anche le stesse vittorie di Arnaldi l'altro giorno, di Cobolli oggi, ci fanno essere ottimisti, perché questi sono
in un certo senso le riserve non avrebbero mai giocato se ci fosse stato Sinner presente, l'Italia è riuscita a vincere questo girone senza l'elemento di punta, senza il suo miglior giocatore, senza il numero uno. Quindi a Malaga certamente l'Italia potrebbe o dovrebbe bissare il successo dell'anno scorso. Vedremo, ovviamente adesso manca ancora tanto tempo, comunque possiamo essere più che ottimisti e intanto celebriamo questo 2-0 e poi aspettiamo di vedere cosa succede nel doppio, dove Bolelli e Vavassori cercheranno di fare un piacere al Brasile.